nel pugilato, se batti il numero uno, diventi automaticamente numero uno. Nel tennis purtroppo no, altrimenti ce l'avrei qui davanti a me, Lorenzo Sonego. Italia's Do It Better, ben arrivato, ben arrivato. Grazie. Anzi, siamo venuti noi da te. Sì. Dove siamo? Dove siamo? Che città siamo? A? Torino. Torino, bravissimo. È venuto molto preparato oggi, Lorenzo. È preparato tantissimo. Io rosico quando ti vedo, perché vorrei avere il fisico tuo, cioè 10 cm di più e 20 kg di meno. Ma perché tu sei sportivo, fai sport. Che sport? Tennis. Tennis, ah, fai tennis. Sei un tennista, oggi abbiamo davanti a noi un tennista. Senti, quanto ti alleni normalmente? Quanti giorni a settimana? Ma tutti i giorni. Tutti i giorni. Mattina e pomeriggio. Mattina e pomeriggio. Stancante. È stancante. Faccia stanca, faccia stanca. Stancante, bellissima. Senti, devo dire, un bicchiere di vino rosso la sera, te lo fai? Una birra preferisco. Una birretta? Sì. Birrettina? Sì. Cioè anche a casa ce l'hai sempre? O solo se esci? Solo se esco, la sera, la cena, sì. Senti, il frigorifero pieno a casa o vuoto? Molte volte è vuoto perché sei sempre via. Sei sempre via? Sì. Però quando è a casa, insomma, la quando tua fidanzata, sì, abbiamo scoperto, riempie lei. Sì. Tua fidanzata che è dallo US Open che va avanti questa diatriba tra me e te, perché ti rimproverai di essere un po' tirchio, eh? Guadagni dello slam, che ti ricordi la domanda che ti feci? Ma infatti appena sono tornato gli ho fatto subito un regalo perché... Che gli hai comprato? Non si può dire. Dai. Che gli hai comprato? Un anello. Un anello, fermiamoci qua. Senti, sei goloso? Beh, abbastanza. Sì. Tirami su? Mi piace. Il dolce preferito qual è? Lui. Lui, tirami su. Sì. Lo fai in casa la tua fidanzata o lo compri? Di solito quando esco, perché c'è una bella dieta a casa. La tieni la dieta? Sì. Con tutta l'attività che fai, sei in formissima. Pensavo che comunque quando ti alleni così tanto e sei così giovane riesci comunque a sgarrare un po', invece no, sei molto attento. Sgarro una o due volte a settimana, dai. Bah, bravo, che bravo ragazzo, che bravo ragazzo che... Senti, ma ti capita, siccome tu c'hai un po' la faccia del ragazzo della porta accanto, no? Allora, siamo arrivati a Torino, ci stanno foto due dappertutto, veramente più sue che di Cristiano Ronaldo. Perché a me Cristiano Ronaldo m'ha stufato, tutti parlano di Cristiano Ronaldo, parliamo di Lorenzo Sonego, no? Detto ciò, no? Quando stai in giro, con la faccia da italiano medio che c'hai tu, da uomo della strada, ti capita che la gente fa, ma tu che lavoro fai? Non mi caga proprio nessuno. Non ti caga nessuno, neanche te lo chiedo, è roba mano. Insomma, diciamo, grande annata, però ci ha fatto fare sta figura. Io stavamo lì, fine torneo, cioè a un po' prima della finale, batti Djokovic, arriva, cioè, a parte il conduttore, anzi il presentatore del finale del torneo di Vienna, c'ha un debole per te, pazzesco. Io, Lorenzo Heinz, tu ha preso il microfono, ho detto questo fa un discorso tipo Martin Luther King, roba tutto così. Cagato. E invece, come va? A scuola con l'inglese come andai? Male. A scuola in generale non è che andavo benissimo. Viva la racchetta. Sì. Viva la racchetta. Stai migliorando pensando che comunque altri tornelli vinci. Cioè, scaramanzia, però secondo me dovrai fare molti discorsi a fine partita. Pensi di migliorare, di studiarlo? Che ti sei detto dopo quel finale? No, da un po' che lo sto già studiando, sto cercando di migliorarlo. Non si direbbe? Cioè... Vabbè, ma prima ero proprio messo bene. Ah, hai rimesso bene, negli ultimi giorni hai cominciato. Vabbè, tu dovresti fare come me, che parlo tutte le lingue senza parlarne nessuna, in realtà, perché io ce la faccio un po'. Tu ti butti un po', sì, quando sì, sei sì, fuori, quello ti butti. Sì. In francese, dai, salutiamoci in francese, vai. Je suis Laurent. Je suis? Laurent. Ah, cambi pure nome. Laurent. Comment ça va? Comment ça va? Gérard Depardieu, Jean Valjean. Senti, ma non te l'eri neanche preparato il discorso? Di cosa? Del finale della partita. Ah, no. Cioè, non ci hai pensato? Proprio naturale. Senti, ne parleremo un attimo all'inizio di questa roba, anche perché ti fa piacere parlare, no? È battuta il numero uno del mondo. Prima del match che pensavi? Ma niente, io di solito quando entro in campo, qualsiasi persona ci sia di là, io penso a quello che devo fare io. Sì. Quindi dare tutto, divertirmi, dare l'anima. Faccia divertita? Beh ragazzi, adesso si diverte alla grande. Senti, intorno a te il team Gibo, che sentivi che ci credevano intorno a te? Sì, anche prima della partita mi ha fatto un bel discorso, tipo? Era carico. Cioè mi ha detto proprio di entrare in campo tranquillo, che secondo lui avrei fatto una grandissima partita, infatti così è stato. Non voglio esagerare, ma me la puoi, senza farla bene,
farla proprio 30 secondi, tipo come te l'ha detta, con che tono te l'ha detta sta frase qua? Cioè, un po' come lo conosci da quando sei ragazzino, quindi con come te l'ha detta? Le parolacce non è che posso dirle. Però ce n'era, carica, proprio... carica così, eh. Cazzo, ce la prima dai, far... dai, non è nessuno. Sempre con grande rispetto. Senti. Quando vi siete salutati, glielo deva un po'? Beh, era tranquillo, non era felice? Non era felice, però secondo me il suo obiettivo era quello di rimanere numero uno al mondo e l'aveva già raggiunto. Quindi dice, sta roba la potrebbe averlo svuotato? Sì, magari un po' così. Posso dirti? Tu sei uno scemo, non lo devi dire questo. Sì. No, no, perché tu sei troppo modesto. Tu, adesso io mi propongo come terzo manager gratuito che ti devo dare, veramente, perché ti datti un tono, basta, datti un tono. Senti, però la prossima volta arriva incazzato, secondo me. Cioè, se ci giochi, cioè metti sorteggio, Australian Open, ti capita Djokovic sul veloce, lui che farà? Beh, lui sicuramente giocherà meglio di così. Si è preparato, eh? Primo messaggio dopo la partita, a chi l'hai mandato? Anzi, prima telefonata. Mi sono arrivati i messaggi. Ti sono arrivati? No, io non ho toccato il telefono per almeno 3-4 ore. Perché te lo sei goduta? Sì, sono stato lì un attimo a rilassarmi. Il problema è che non è che ci ho pensato più di tanto, perché poi il giorno dopo dovevo di nuovo rientrare in campo, quindi ho cancellato subito la partita. Vabbè, 2 ore per godertela, o meno un po'? No! 10 minuti, proprio quando... Cioè, tu batti Djokovic e te lo godi 10 minuti? Me la sono goduta quando è finito il torneo. Ah, chi ti sta aspettando, secondo te, al varco il prossimo anno? Chi ti sta aspettando? Se tu immagini la prossima stagione, un avversariuccio che dice quando mi ricapita... Ma secondo me tutti mi aspettano al varco. Tutti quanti, eh? È cambiato un po', quando cominci a stare... Insomma, ormai sei ai 33, cioè ti manca un posto per essere testa di serie di slam. Poi tanto uno salta sempre, quindi... No? Speriamo. Però adesso ti rispettano, ti conoscono di più. E cambia? Secondo me è più difficile, perché ti studiano anche di più, entrano in campo più cattivi. Ma magari. Te ne accorgi di questo un po'? Sì, sì. Negli anni, anche quando ero fuori dai 100, mi vedevano in un altro modo. Magari entravano anche un po' molli in campo. Adesso invece è ancora più dura. Qual è la piccola cosa o la cosa che ti fa rendere maggiormente conto che è cambiato tutto questo? Anche una fesseria, anche una stupidaggine, una quotidianità della vita che si fa nei tornei, che c'è più rispetto nei tuoi confronti, che ti temono e che ti consigliano. Ma che già vedi dalla faccia prima della partita, che fanno fatica già a salutarti, sono sempre un po' concentrati, si vede. Ah, invece prima stavano un po' più sullo scherzo, invece adesso un po' più decisi. Tu ti prendi in giro, che è una cosa, l'ironia nello sport a volte c'è, a volte no, e tu ce n'hai parecchia, no? Per esempio, l'ironia, e ride, ti fa morire da ridere. Cioè, è bello guardarsi da fuori con distacco, mi piace molto questa cosa con te, no? Allora, devo raccontare un aneddoto, se no non lo spiego. Tirrenia hanno fatto match in allenamento lui con Lorenzo Musetti e giocavano tra... E lui gli faceva, hanno giocato bene entrambi, solamente che lui faceva a volte dei punti della miseria e rideva sempre, ogni volta rideva, sia se vinceva a perdere. E Musetti impazziva, è vero, la soffrono un po' sto fatto che ti è da ridere quando giochi. Infatti mi aveva anche insultato, mi ha detto sei un pagliaccio. Sei un pagliaccio, sì, certo. Io c'ero, infatti mi sono nascosto da segnapunti perché non volevo dare fastidio. Come sei a casa, finito il torneo? Sei rientrato, che ne so, lunedì, vuol dire che sei arrivato in finale, ancora meglio, torni a casa dopo 2 settimane, come sei normalmente? Ma la prima cosa che faccio è vedere i miei amici, la mia ragazza, la mia famiglia e poi mi rilasso un attimo, cioè sto tranquillo. Lobby con gli amici, tolto il lockdown, qual è? Tipo torni, che si fa con gli amici? Ma con gli amici di solito si esce, purtroppo adesso non si esce, però vai a cena fuori, poi vai magari a bere qualcosina in centro, poi Torino passeggiata. A me piace, sì. Vivi con la tua fidanzata o quasi, insomma? Sì, cioè, tu stai a casa tua, lei viene spesso da te. Sì, sì. È brava a cucinare? Bravissima. Cioè, lo dico per il. Non è che le donne debbano cucinare, sai com'è il gender gap adesso, bisogna stare molto attenti, eh? Quindi, diciamo che cucina è la cosa che fa meglio? Darmi amore. Darmi amore? Ah, no, io dicevo di cucinare. Secondo me non c'è, lui non è serenissimo, però gioca bene a tennis. Io quando parlo di lei impazzisco. Impazzisci? No. Ah, ti sei innamoratissimo, eh? Sono innamorato. Cioè, lui è molto tirchio, non fa regali, però è molto innamorato. Quanto è che state insieme? No, adesso è un anno e mezzo. Ah, quindi quando stava a New York l'hai appena conosciuta? Dall'estate l'avevi conosciuta? Eh sì, io l'ho conosciuta a Miami, al torneo di Miami. Al torneo di Miami. Dove lei faceva?
Lei faceva vacanza, perché lei studiava lì in America. E tu la sera sei fatalmente la uscito. Sera, appena certo, perso. Appena perso. Matteo mi ha portato fuori, non so se si può dire, Berretta. Berretta l'ha portato fuori, che era già uscito pure Berretta? Sì, eravamo usciti tutti e quindi due. Quindi perfetto, vabbè, bravissimi, bravi ragazzi. E avete subito, cioè tu come rimorchi? Cioè, usi social oppure io... vecchio stile? Ti presenti? No, io... col ballo, rimorchio. Col ballo? Sì. Che balli sai fare? Tipo? Balli latinoamericani. No, non ci credo. Sì. Ma davvero? Tipo... Mi muovo il sedere. Ma davvero? È l'intervista più bella della mia vita. E l'hai conquistata ballando? Gli hai detto belliamo? Sì. Stai in un locale di musica latinoamericana? Non c'era musica latinoamericana, ma io improvvisavo. Lei stava con le amiche, classico. Sì. Lei con le amiche? No, era con un amico. Sì, con un amico. Ah. E non hai pensato, magari stanno insieme, no? Che hai fatto? Occhio di ferro, come dice una volta? Fai lo sguardo un po', cioè fai... l'occhio di ferro era così, no? Tu guardi una parte, poi ti giri, vedi se lei ti guarda e poi cominci a fissarla, tipo così. No, è stato tutto naturale. Appena mi sono messo a ballare, lei ha incominciato a guardarmi con un'altra occhio. Visto il tuo corpo sinuoso che si va impazzita. Ed è lì un anno e mezzo. E poi lei era di Torino? Sì. Fortuna. E poi è tornata a Torino anche due mesi dopo, quindi... Cioè, incredibile. Poi ha cominciato a uscirci qua. E invece sui social, prima quando eri single, li usavi per rimorchiare oppure no? No, ho sempre usato... Cioè, sempre... Piacere. Conoscendo, sì, piacere. Preferisco. Il stile, veramente. Sì. I tuoi colleghi tutti quanti quei social, lo devo dire. Sì. Infatti li batti, secondo me, in questo senso. Ti muovi, ma tanto non ti serve, che innamorato, l'altro si chiama, salutiamola. Alice ti ama tanto, è un po' tirato, ma questo lo facciamo già da un anno e mezzo. Gli attori... Quando vincono l'Oscar, alle interviste quelli più bravi, so De Niro, come ti posso dire, Al Pacino, se dici dove tieni l'Oscar? Loro ne hanno vinti già diversi, dicono lo tengo in bagno. No, secondo me è una cosa che alcuni lo fanno veramente, ma secondo me è un modo per darsi anche un po' un tono. I tuoi trofei dove li tieni? Perché in bagno non lo capisco. Ma che ne so, sono feticisti, c'è chi in bagno si legge il Corriere dello Sport, la Gazzetta. Questo si prende il trofeo. Si guarda l'Oscar, ma ti giuro, è così. Dico, almeno dicono sempre che sia così. Tu i trofei dove li tieni? Io li tengo sullo scaffale. Sullo scaffale. Perché non è che ce l'ho tanti. Vabbè, dai, oh. Da ragazzino, sono under 14 in Italia, che numero è? Zero, vero? Zeri, scherzi, sì, tutto lì. Ero negato. Negatissimo. Sì. Quando è che cominciano a fare i primi risultati nazionali? Under 16? No, under 16 anche lì negato. Ma davvero? Sì, remavo, stavo dire. C'ho speranza anch'io allora, faccio alcuni tempo tutti. Per il Mondiale Master. E qua a 18? 18? 18 ho cominciato a fare un po' di future e perdere il primo turno di quali. Sì, e poi 19 ho cominciato a prendere i primi punticini. Diciamo, sei tardivo come le arance di maggio, sì. Diciamo, le arance tardive. La vittoria più bella, hai detto, è stata quella con Djokovic, no? E insomma, ci sa, ma posso dirvi, secondo me ce ne saranno tante altre, ma sempre scaramanzia. La sconfitta che ti ha fatto proprio rosicare, ma può essere anche in un torneo importante, che poi hai rosicato perché era antipatico lui. Ma ti dico, una volta ho rosicato nella mia vita, e in Australia, all'ultimo turno di quali, che avevo perso 7-6, 0-6, 7-6. Il tiebreak ai 10, il finale. Con chi? Con un giapponese, Ito. Con Ito, sì. E poi te ne sei Ito tu, lui è rimasto. Lì è rosicato. Ma per il punteggio o per lui, per il punteggio? Ma più perché era l'ultimo turno di quali, sì, il punteggio. Perdere così 7-6. Che hai fatto? La cosa proprio... Niente, sono stato lì perché dovevo firmare come lucky loser. Anche lì neanche un lucky loser c'è stato. E poi ero rimasto fuori di uno dal tabellone anche. No, quindi c'è tutte. Ragione, cioè tutte quell'anno. Perché miseria. E quindi niente, sono stato un po' zitto per 3 giorni, poi sono tornato a casa. Che poi spesso uno rimane nel torneo. Com'è rimanere nel torneo quando hai perso, magari male così? Di scoccia, vorresti scappare lì, un po'? Lì, è brutto. Però vabbè, è l'obiettivo che giochi il torneo una settimana dopo, quindi non è che devi aspettare tanto, quindi ti alleni. Però Lorenzo Sonico, che non rosica, almeno una volta ha rosicato. Allora, abbiamo parlato della tua fidanzata, insomma, sei ragazzo. Tu prima eri già fidanzato, no? Eri single da molto tempo, da quando? No, ero fidanzato. Eri fidanzato? Sì, più giovane, sì. Ma tu quando eri al primo bacio? Primo bacio? Quando era? Il primo bacio ho dato a... non mi ricordo neanche più, giovane. Ti è rimasto impresso, proprio. È rimasto impresso. Come fai a non ricordarti il primo bacio? Era 15-16 anni. 15-16 anni, quindi non precocissimo. No. Non precocissimo. Subito
Hai bussato con la lingua o... Diretto. Diretto. C'è sto stile del frullone, lo stile del frullone, come sul dritto, alla fine si fa il bacio così. Senti, no, per esempio, no, i tornei combined, abbiamo scoperto in questi giorni che sono molto amati quando uno fa tennis giovanile, soprattutto così, no? Cioè, si cuccava nei tornei combined un po'. Ci si conosce? Ci si conosce, si fa amicizia. Sei mai stato con una tennista? No. Mai? Mai fidanzato una tennista? No, sono stato fidanzato alla fine due volte, queste due volte. Ragazzi, io me ne vado perché veramente vorrei averlo come figlio, uno così. Due volte, ragazzo, serissimo, innamoratissimo. Senti, devi invitare a cena una tennista, chi inviti? A cena, eh? A cena, ah, niente di... Dico, la ragazza di Matteo non la dico, No, la ragazza di Matteo no, perché... Lasciamo stare. Non l'ho mai vista dal vivo, com'è? Molto bella, molto, molto bella, molto bella. Un'altra? La Diachenko. La? Diachenko. Diachenko? Sì. Che sembra... non la conosco. 70. No. 70, buono. Quindi non bisogna avere forse un ranking, diciamo, dalle prime 10 per essere invitati a cena. E invece un tennista uomo che inviteresti a cena, ma perché ci stai bene? Chi inviteresti? Vabbè, Matteo. Matteo, è quello con cui leghi di più nel circuito? Sì. Poi abbiamo vissuto tutto il periodo Future, passaggio Challenger, passaggio ATP, tutto insieme praticamente. Quindi alla fine. Sì, lui un po' prima, però più o meno, io neanche tanto dopo. Allora, statistiche, come va con le statistiche? Ero buono in matematica. Eri buono in matematica? È l'unica materia che andava bene. Ottimo. Allora, 2019 top 50, 2020 top 40. Lo sai che se continui così nel 2024 sei il primo del mondo? Cioè, se le statistiche sono queste... È buona le statistiche. Può essere buona. Senti che ogni anno migliori o stanno regredendo gli altri? Che sta succedendo? No, sento che migliorano. Ho sempre... Adesso ho persone di cui mi fido, un bel team di tante persone. Sento che stiamo lavorando bene. Parte la nuova annata, quanti siete? Raccontaci il team. Allora, vai. Allora, c'è, vabbè, Gipo, come allenatore di sempre. Poi i preparatori, c'ho Fabio Nervi che è qua. Sì. Non gira con me i tornei, Damiano Fiorucci. Sì. Poi c'è il fisioterapista Marcello Marini. Che gira con te. Che di qua e gira i tornei con me. Poi c'è Umberto come consulente di Gipo. Poi c'è Danilo Pizzorno come video analista, viene qua. Però non gira, diciamo, volte, girate. Però non gira. Te, Gipo, terapista. Il fisio e il preparatore. E il preparatore, tre più te. E anche Umberto qualche volta. Quando si aggrega, certo, Umberto Vianna. Sì, cioè addirittura quattro più te. Cioè, ragazzi, comincia il box quasi in pieno di Djokovic. Adesso ne variano, ogni settimana. Certo, cioè, in base, non magari è... faccio un mese con tre persone, poi un mese con... Però insomma, figo. È bello però potersi confrontare, ti dà sicurezza girarti e vedere insomma che per ogni cosa c'è qualcuno che ti può aiutare. È bello, sì. Forte, eh? Sì. C'è un torneo in cui non torneresti mai, tipo so, un Future, un Challenge in cui stai in un posto di cacca che proprio dici no, lì non ci voglio mai tornare. In Romania ho fatto un torneo bruttissimo, ho preso pure un batterio. No. Dove era? Allora, ho dimenticato anche il nome, ti giuro che era talmente brutto che... Quanti anni avevi? Avevo 19 anni, avevo uno o due punti. E eri andato solo? Ero andato con Vavassori e con un maestro che adesso non... Non ricordi il nome, sì? No, non ricordo. Albiano, però... No, però non è più con noi. Certo, non è più, però sta bene, lo diciamo alla famiglia, sta benissimo. Magari un batterio, quanto tempo è stato male questo batterio? Ci ho avuto... Ogni mese andavo in ospedale, sono stato 3-4 mesi durato. Quindi lì anche ogni se facessi un nuovo anche slam... Anche a Tirrenia un giorno ero stato malissimo. A Tirrenia? Ma è stato forse Jack Palumbo che ha messo qualcosa ai condimenti quando si mette lì. Yannis Sinner ci ha detto che il fatto che ci siano tanti italiani bravi è uno stimolo. Per esempio ieri non ha detto esattamente quello che sto per dirti, ma ha detto, beh, alla fine sai, sapere che c'è uno davanti a te, perché ha detto, beh, c'è Sonico davanti, cioè uno è stimolato ad andare a prendere quello davanti, quindi tu sei il suo prossimo obiettivo, no? Quindi Fognini è il tuo, in poche parole. Beh, di sicuro, ovviamente essere il numero uno d'Italia è bello, però secondo me non è una sfida tra italiani. Io penso alla mia strada, poi ovviamente Sinner c'ha la sua, Matteo c'ha la sua, poi Fognini e Matteo hanno fatto una strada che è già incredibile. Beh. Quindi già raggiungerli è difficile, però
ovviamente ti danno un po' di stimolo vedere gli italiani davanti, lui, ma soprattutto anche per la Davis, perché tanta voglia di giocare in Davis. Ti piace? No? Sì, mi piace. Sei contento della modifica della Davis o la preferivi come era prima? Ma secondo me giocare in casa è un'altra cosa. Andare solo lì nel posto c'è la finale, cioè tu li farti quelle giornate. Sì, poi gli orari erano, l'ultima volta erano sbagliati, dai, finivano alle 4 di notte, abbiamo finito. No, assurdo. Poi il giorno dopo di nuovo in campo. No, posso dirti. Lo so che toglieva tanto la programmazione dell'ATP, che sì, poi la vecchia Davis era figa, quando poi tornava, magari andava male l'andata, ti facevi il ritorno da recuperare l'Italia e tutta la gente a urlare, è veramente bello. Vabbè, questa è una cosa mia, quindi me la tengo. Oggi qua a Torino nevica, cioè in questo momento non sta nevicando, siamo arrivati qui, abbiamo tantissima neve, si avvicina il Natale. Com'è il Natale per te? Che effetto ti fa? Se ti dico Natale? Ma è famiglia. Famiglia? Sì. Ti è sempre piaciuto il Natale? Ah sì, un po' per i regali fin da piccolo. Senti, il regalo di Natale più bello che hai ricevuto, che ti ha sorpreso di più, insomma, anche quando eri piccolo, che ti ricordi con affetto? Ma tutti, a me non è che c'è un regalo preferito, ogni pensiero è importante, qualcosa. Perché? Io questa la dovrei far tagliare, perché uno ti può ricoverare con questa risposta. Però è vero, non te li ricordi perché? Non te li ricordi. Sai benissimo che invece non la taglieremo questa risposta qua. Senti, ti fa più piacere riceverli i regali o farli? Tutte e due. Sì. Hai capito? Lo dico alla tua fidanzata. Allora, fino a che anno Babbo Natale è passato, attento a quello che dici perché i bambini ci ascoltano, fino a che anno Babbo Natale è passato a casa tua? Fino a che età Babbo Natale è passato a casa tua? Ma io sto aspettando anche adesso. Chi era il tuo idolo da bambino, al di fuori del tennis? Avevi un idolo, lo so, musica, sport? Ronaldinho? Sì, perché aveva sempre il sorriso quando giocava. Come te? Quello mi piaceva, sì. Ma lui c'ha anche un problema di dentatura, No, detto questo, Ronaldinho, ma tu sei di che squadra? Io del Torino. Del Torino, però amavi lo stesso Ronaldinho? Sì. Proprio fin da piccolo? Sì. Calcio come giocavi? Bene, ho giocato a calcio fino a 12 anni, 13 anni. Cioè, essendo tu del Toro, adesso c'è Belotti. Giocato nel Torino, sì. Appunto dico, potevi essere tu a posto di Belotti. Non esageriamo. Il problema è che fisicamente mi tagliavano le gambe. Perché? Perché ero gracile, nei contatti fisici, ero buonino tecnicamente. Che ruolo giocavi all'epoca? Giocavo all'inizio punta e poi sulla fascia mi ha messo a correre. Quando eri bambino e cominciavi a battere a tennis quelli più grandi, rosicavano? Sì. Tanto? Alcuni ti insultavano anche. Davvero? Sì, agli Open? Agli Open sì, vedi tutto. Ti rubavano? Qualcuno che rubava l'ho visto. E che fai? Però io non me ne accorgevo, io ero in genere, non me ne fregavo. Manco del Babbo Natale, c'hai capito niente, tu pensa se. E adesso invece in allenamento, visto che in partita è quasi impossibile. Rubicchi un po'? No, io. Mai? No. A Musetti? A Musetti qualche palla gliela rubo. Perché impazzisci? Se ci provano a te ti dà fastidio o no? No. Tranquillo. No, allenamento poi non mi interessa niente. Cioè, gioco per divertirmi. Con l'occhio di falco come va? Ci azzecchi quando lo chiami o no? Poco. La maggior parte delle volte l'hai sbagliata. Sbaglio sempre. Davvero, non ci cogli mai. Che effetto fa quando tu giochi un torneo e vedi che il pubblico tifa un po' di più per l'altro giocatore in campo, no? Poi a un certo punto, mano a mano, la partita cambia e vedi che tu giochi bene, stai andando bene, come fai con me, ispiri simpatia e più sei forte e vedi che il pubblico inizia a tifare per te. No, li porto sempre dalla mia parte. Li porti sempre dalla tua parte? Sì, in qualche modo lo fai. Che sensazione c'è? Come fai? Perché, secondo te? Non so, te? Forse perché gli faccio tenerezza in campo. Però in qualche modo, non so, mi vedono lottare lì, correre, che urlare, non molli mai. Caricarmi. Poi, anche se non mi tifano, io comincio a far così, a caso. E loro, senza sapere a chi lo fa. Non so, questo mi piace un po'. Beh, bello però, no? Sì, sì. Cioè, ti piace portarti dalla tua parte? Sì, C'hai degli amici che hai conosciuto nei vari tornei ormai? Cioè, che hai conosciuto magari per caso in un torneo che adesso quando torni puoi dire, c'è un nuovo amico? Ma sì, qualcuno sì. Ai tornei fai amicizia, anche dal pubblico qualcuno viene a farti complimenti, poi
poi sai, conosci le persone e rimangono amici. È bello, no, avere amici un po' in tutte le parti del mondo. Sì, quello sì. Una bella sensazione, sì. Per uno che non fa neanche la spesa, poi è importantissimo. Se so, il pubblico di Vienna ormai è adottato, certo, ogni prossimo anno c'è la Sager, nello spogliatoio ti portano. No, ma in Austria sempre ho avuto il pubblico, anche a Kitzbühel l'anno scorso, mi ricordo, ho fatto le partite, 9 match point annullati il primo turno, 3 match point il secondo, quindi tutto il pubblico... era dalla mia parte, solo con TM ce l'ho avuto conto. Vabbè, lì che devi fare, lì... c'è poco da fare. Tira forte TM. Sì. Mannaggia, sì. Vabbè, tu mica di Liviano però, insomma, no? Io quindi, ci provo. Ci proviamo. Senti, Torino quest'anno come lo vedi? Il Torino, partito male. Partito male, eh? Partito male, ma se i risultati finissero nel primo tempo saremmo secondi, solo che poi... Sti 45 minuti in più. Quello lì è il problema principale. Non fa niente. Accorciarlo un po'. Sei in televisione la sera, scegli, ti vedi la replica di una tua partita o una partita del Toro? Una partita del Toro. Sonico Djokovic in replica, in chiaro per tutta Italia o... una replica del Toro? La replica del Toro no, perché perde sempre, quindi è difficile. Quindi ti rivedi Sonico Djokovic. Quindi Sonico Djokovic forse... Senti, lo guardi il tennis in televisione o stacchi proprio quando sei a casa? Ma no, il tennis poche volte. Poche volte. Stacco, abbastanza. C'è in campo le due partite quando giochi un po' il cuore Toro, no? Cioè, è sempre una squadra pulita. Cioè, pensi di rappresentarlo in qualche maniera o ci pensi mai? Il quarto d'ora granata, quello finale, che proprio devi dar tutto perché sennò sei a casa sotto la doccia. La tua città. Molti tennisti cambiano per situazioni logistiche, per opportunità di allenamento, di gruppi di lavoro, di team, cambiano città, no? Quanto è importante la tua città, Torino? A me piace la mia città, sì, ci vivo bene, poi ho sempre vissuto qua, poi quando torni a casa c'hai gli amici, c'è la famiglia, quindi è un valore aggiunto secondo me, tornare, essere felice, poi ricaricarti e ripartire. Senti, quindi, quando riparti col team, se ti segue qualcuno che non è del team, ti pesa, ti dà fastidio, rompe un equilibrio o sei contento? Ma no, un qualcuno che mi può caricare, che mi può dare sempre qualcosa, quindi di sicuro non porto uno che mi sta antipatico. Ah certo, certo. Senti, ma ce l'ha portato qualche tuo amico a vederti in un torneo fuori? È venuto, ti ha accompagnato? Ma è venuto anche in America uno... Uno dei tuoi migliori amici? No, sì, i migliori amici anche sono venuti, ai tornei qua in Italia, a Roma vengono sempre. A Roma? Ma anche tanti sono venuti. A Roma? Venuti 15, anche a Monte Carlo. Lì bellissimo. Proprio. Certo, a Monte Carlo, poi quando aspettano che perdi per andare a far festa la sera. No, quello no, spero che vinca. Però fanno, è bello proprio. È bello anche avere un amico fuori, no? Sì. Senti, a Roma, io parlavo tanti anni fa con Roberta Vinci, che mi diceva che quando arrivava a Roma spesso gli italiani non riescono a fare risultato perché c'è tantissime preoccupazioni in più. Lei mi raccontava, ad esempio, arriva mia zia, devo prendere i biglietti per mio papà che l'ha promessa a un suo amico. Cioè, tutte cose che quando sei in giro per il mondo non hai, no? Un po' strano. Io tutti questi problemi li scarico al mio manager o a Gipo. Quindi dici, ragazzi, dovrei dire questi, fate voi. Mi fanno stare tranquillo. Bene, 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 ottimo. La cosa che ti manca di più quando sei in giro per il mondo, da tante settimane? Gli amici. Sì. La persona che ti manca di più... dopo questo giro da tante settimane? La ragazza. La porto dietro. Perché... Ah, quindi viene con te, viene con te. Senti, quanti voli aerei ti fai l'anno? A parte quest'anno, dico, a parte questo. Normalmente secondo te? Metti 30, 40. Trasferimenti, 60-65. Sì. Tra quelli interni, roba così. A miglia come stai? Non le calcolo. Non le calcoli, sai. Allora, Lorenzo Sonico, l'avete visto finora, ha la faccia del bravo ragazzo, ma proprio perché ha questa faccia merita anche lui il nostro test di cattiveria. Allora, io adesso ti faccio questo test, l'ho fatto a decine e decine di personaggi del mondo dello spettacolo e adesso... qui a Italia's Do It Better lo sto facendo a voi. Hai mai rubato qualcosa? No. Neanche da bambino? Da bambino?
Magari una caramella. Una caramella, ma che tenerezza, veramente. Devo dire che Edmondo De Amicis, che tu conosci, non è un giornalista sportivo, ma chi è Edmondo De Amicis? Bene, ti amerebbe. Allora, neanche un asciugamano in hotel? Un asciugamano in hotel? No, no. Forse il bagnoschiuma in hotel. Vabbè, quello è... ci sta. Niente, mai rubato niente, bravo, bravissimo. Neanche rubo le palle, solo le palle a Musetti, basta. Mai rubato la ragazza di un amico? No, mai. Mai lasciato una ragazza con un SMS o un WhatsApp? Quando ero piccolino. Quando eri piccolino? Tipo quanti anni avevi? Avevo 15 anni. 15 anni, beh, piccolino, 15 piccolo, anni, insomma. Cioè, non c'è. Ma 15. Com'era? Carina? Era carina. Poi dopo ci volevo tornare, lei mi ha dato. Stava lei con un altro. Lei mi ha dato due di picco. Pesante. Cioè, ti sei ripresentato. Vabbè, però l'ha lasciata col messaggio. Tipo, che l'hai scritto? Cioè, tipo, falla adesso. No, poi era il suo compleanno. Era proprio il giorno del suo compleanno? Sì. Ma tu sei scemo, poi non ci torni più. Aspetta il giorno dopo. Ma perché non ti andavi di fargli il regalo? Apposta l'ha lasciato, perché lui è tirchissimo. Non ti andavi di fargli il regalo, probabilmente. Un tennista che ti sta. Cioè, che soffri? Non usavo termini pesanti. Tennista che lo vedi è proprio di starci vicino insieme. Proprio. Mamma mia. Farnomi, dai. Che ti frega? Ma ci sono alcuni che non salutano mai. Non salutano mai. Ah. Cioè, questo lo fa anche a me. Tu sei un saluta a tutti più o meno, no? Sì. Abbastanza, sì. Abbastanza? Sì, sì. Quando è che non saluti? Quando sei distratto? No, quando gli altri non salutano mai. Però, alla se tu saluti uno la ventesima volta non lo saluti. Va. Chi è quello che non saluta mai? Che quindi può essere pure bravissimo e simpaticissimo, proprio non saluta mai, più forte di lui. Mannarino? Mai. Sì. Mai. Saluta mai? Anche se ci salutano, che ci frega. No, infatti non lo saluti più neanche tu. No. Ci hai giocato ultimamente? Sì, ci ho giocato in America. In America, com'è andata? Chi ha vinto? Lui. Non va bene. Ci dobbiamo rifare, dobbiamo farci salutare proprio con l'inchino. A scuola, copiavi? Sì. Porca. Maggior parte delle volte, sì. La maggior parte? Ma se ti capitava, facevi copiare gli altri? Che capitava mai. Qual era la materia in cui copiavi di più? Proprio aiutatemi. Forse è inglese quella che... Inglese? Si è visto. Quando esulti, fai il pugno verso il tuo box o verso l'avversario? No, verso il mio box. Verso il tuo box. Sempre? Sì. Ogni tanto l'avversario no, però mai, lo fai. Mai. Qual è la cosa che ti sta più sulle scatole che faccia un avversario a te? Proprio quella che non sopporti? No, mi fa il pugno in faccia. Mannarino fa il pugno in faccia? No, non lo fa. Vabbè, sta zitto, non parla mai. Sta zitto, perché se lo facesse non gli rispondiamo, no. Perché non lo salutiamo, è come un saluto. Ma ti dà più fastidio adesso da professionista o quando iniziavi, quando facevi gli open, questo livello qua? No, forse all'inizio, adesso con l'esperienza me ne frega. Sai che tanto non te ne frega, è bene o male il tuo lavoro. Invece sì. Ti fa più male, a me viene proprio di scavalcare se uno me lo fa. Cioè di scavalcare la rete. No, a me carica. Ti carica? Carica. Ti carica molto? Sì, sì. Può succedere che tu stai in un adesso da professionista meno, però ti è mai accaduto che tu stai per sciogliere quasi una partita, sei stanco, o magari non sei concentrato, non riesci a giocare. Bene. Uno esagera nel provocarti e dice, sai che ti dico, adesso vinco. Sì, sì, è successo. È successo? Sì, sì. È una tua forza questa anche, sì, eh? Sì. Di quanti metri è avanzato la tua linea di gioco rispetto a quando hai iniziato? Quanto giochi più dentro al campo adesso? 20 metri perché giocavo. Giocavi proprio sul telone. Telone. C'avevi i pantaloncini verdi alla fine col telone. Hai mai smesciato addosso un avversario con un po' di cattiveria? È capitato, ma senza farlo apposta. Se con cattiveria l'hai fatta apposta, se senza cattiveria. Con cattiveria la smescio sempre con cattiveria. Vabbè, quello sì. Fare punto. Ti è capitato mai che uno ti cerca un po', tipo nei doppi, tipo così, che vedi quello e comincia sì. A cercarti a rete forte sì, addosso? Sì, sì, è capitato. La seconda o terza volta cambi umore però, un po' ti dà noia. Sì, sì, un pochino sì. E come lo guardi? Ti ho smesciato addosso 3 volte? No, mi carico, comincio a caricarmi. E sì. Se arriva un pallonetto alto io sono quello che ti ha smesciato 3 volte addosso? Preferisco fare il punto che smesciare addosso a lui. Bravo, questa è la risposta che volevo. Sbaglio. Questo sapete perché? Perché Lorenzo Sonego i regali di Natale non se li ricorda. I regali da fare agli altri, tranne i rari casi, li dimentica. Molte materie le ha scordate, tranne la matematica, ma di sicuro è un ragazzo molto, molto intelligente, oltre ad essere un grande campione. Però devo chiudere con questa domanda qua, attento. Siamo a Torino. Torino. Mi sa che la domanda è inutile che te la faccio. Che effetto fa? Torino per 5 anni di seguito.
per un torinese, ci pensi, eh? Appena uscita la notizia, io subito... Devo arrivare là. Ho detto, è un sogno. Sarebbe bello, cavolo, giocare qua a Torino col mio pubblico. Non Mamma solo. Mamma mia, sarebbe un'emozione fantastica. Ma poi, aspetta, tu immagina, fare la TP Finals, che so, a Shanghai, Londra, sono fatte in tutto il mondo, a New York, tu ce l'hai a Torino, per tu che sei parsimonioso, solo di benzina quanto risparmi? Vengo a piedi. Capisci? Perché qua poi. È qua dietro. Grazie, buon Natale. Grazie a te. Grazie a te, ciao Lallo, bocca al lupo. Ciao. Italians do it better, è proprio vero che gli italiani lo fanno meglio. Cosa? Cosa hai capito?